Feste natalizie, periodo di abbuffate e di auguri, ma anche di manifestazioni e riti religiosi. Questa mattina alle 11 si è svolta in Duomo la celebrazione eucaristica del giorno di Natale, mentre alle 17.30 nella concattedrale di Bobbio i Vespri e la Messa. Passate le celebrazioni solenni del Natale, l'appuntamento successivo per il popolo cristiano è la Messa Episcopale del 31 dicembre alle 18.30 in Duomo, con il canto del Te Deum di ringraziamento e animata dalla Corale Polifonica Santa Giustina. Il giorno successivo, lunedì 1 gennaio, nella solennità di Maria Madre di Dio e in occasione della Giornata Mondiale della Pace, celebrazione alle 11 sempre nel Duomo di Piacenza, mentre alle 17.30 nella Concattedrale di Bobbio saranno recitati i Vespri seguiti dalla Messa. Sabato 6 gennaio, festa dell'Epifania, una Santa Messa sarà celebrata alle 11 in Duomo e alle 18.30 la celebrazione episcopale, sempre animata dalla Corale Polifonica Santa Giustina. Non solo riti religiosi, ma anche divertimento, arte e cultura. Sarà un Capodanno speciale e con alcune novità, quello organizzato dal Comune di Piacenza in Piazza Cavalli, dove si potrà ballare fino alle 2 di notte. Sul palco della piazza, per la quarta edizione dell'evento New Year's Eve, si esibirà la tribute band internazionale ABBA Show, in uno spettacolo musicale studiato per ricreare l'atmosfera tipica degli anni 70. Il concerto, previsto per le 23, sarà preceduto da un DJ set per il warm-up della piazza. Lo show si interromperà per il conto alla rovescia e il brindisi di mezzanotte e proseguirà poi per un'altra mezz'ora. Al termine dell'esibizione dal vivo, la musica continuerà a suonare fino alle 2 del mattino. Domenica 31 dicembre sarà possibile anche visitare su richiesta Kronos, il museo della cattedrale, nella notte salita in cupola con brindisi augurale. Anche sabato 6 e domenica 7 gennaio sarà possibile visitare il museo e ammirare da vicino gli affreschi del Guercino, oltre al presepe in quota, la visione di un antico codice miniato e per concludere una merenda calda. Una conversazione sull'Epifania e sulla simbologia che ruota attorno alla figura dei Magi sarà un appuntamento previsto per il 6, mentre il giorno dopo i tre re giunti da lontano con i doni per Gesù Bambino saranno il tema di un pomeriggio per i più piccoli, con creazioni di pasta di zucchero da mangiare al termine.